Namaste, io sono Aether Brave, bentornati ad un altro episodio di questa campagna su XCOM 2, questa campagna che si chiama Un tuffo nel passato, che unisce quello che è Enemy Within con XCOM 2. In realtà questa cosa avrei dovuto farvela vedere nell'episodio precedente, ma ci siamo quasi, devo ricordarmi appunto di questa cosa qua. Ho scelto i SCP avanzati e non le armature migliorate, per il semplice fatto che mi avrebbero sostituito i proiettili, che in realtà sono molto molto migliori secondo me come cosa. Tu adesso hai medico da campo per poterci curare un pochino, e ha la tutta la corazza migliorata, la specialista un pochino migliorata sembra, a quanto pare, le granate al plasma, l'SCP dell'agilità avanzata, il fuoco in corsa utilissimo, morte dall'alto per Bao Zeng, la granata che abbiamo già visto. Invece voi due vi prendete armamento pesante in più e puntamento olografico, molto bene, lancia granate avanzato, queste avanzate e un po' di roba al plasma. In più abbiamo un nuovo soldato, un operatore psionico che per la prima volta entra nella squadra, che è Sunny Patak, un operatore psionico che ha fuoco spirituale, stasi e follia, con un amplificatore psionico, un fucile magnetico e un'altra granata al plasma. Quindi bene anche per lei. Qua potete vedere i vari stats, molto belle anche le armature personalizzate anche questo giro, insomma molto molto interessanti. E vediamo pure di andare avanti, in modo che partiamo con la prossima missione. Siamo quasi a livello bronzo, vediamo che cosa riusciamo a fare. Ebbene, partiamo con questa missione. Ho dovuto ricaricare semplicemente perché è passato un po' di tempo da quando ho registrato, quindi vediamo di neutralizzare gli ostili. Questa è un'altra mappa che è ispirata a cose che conosciamo, la mappa della ferrovia abbandonata, se ve la ricordate. Tra l'altro bello che c'è l'immagine del sectoide con col pianeta Terra lì, molto bella devo dire. E vediamo un po' come ce la caviamo da questa parte. Vediamo di muovere, se riusciamo a muovere centrale qui, dovremmo già esplorare un bel po' della zona. Perfetto. Urca! Muton! La musica è cambiata, abbiamo un bel muton da 18, un bel muton da 8. Siamo molto esposti. Quanto di danni gli facciamo? Gli faremo 6/8 danni. Tu hai un 100% qua, che te lo prendi, che sei il cecchino. Brava che ti sei calata. Proiettili perforanti. Qua mi sa che dobbiamo andare di ancora un po' più vicino. Bellissima come arma, la adoro. Tu hai furia, ma dovremmo essere abbastanza coperti. Tu hai anche la possibilità di fare follia, fare fuoco spirituale. Direi che fai fuoco spirituale, ma prima ti sposto. Ti sposterei qui. Andiamo di fuoco spirituale. Con il nostro operatore psionico. Perfetto. E adesso vediamo di sconfiggere lui. Bellissima la musica di sottofondo. Molto molto bello. 67%. Ottimo. C'è la corazza, ma noi siamo comunque più forti. Il nostro demone, vediamo se ce la fa. Potremmo fare anche una demolizione. Non l'abbiamo colpito. Mancato. Quindi demolizione può anche mancare. Ci sei tu con 77, allora vai a tagliarlo da qua. Ottimo. E vediamo se troviamo altra gente. No. Quindi aspettiamo il prossimo turno, vediamo se mi beccano loro. Così capiamo anche in che direzione andare. Sapremo mai. Quello che trovammo non c'è altro modo per definirlo se non un massacro. Gli alieni erano stati particolarmente meticolosi. Non fu la prima sorpresa di quel viaggio, ma fu sicuramente la peggiore. Novità? Massacro non l'ho ancora visto, però speriamo di no.
Tu vieni qua, centrale, vieni qua. Tengo d'occhio la situazione. Nostro Bang Bao lo mettiamo qua. Rugginoso, vieni qua. Il demone lo muoviamo qui. E Starman, vieni qua. Ok, vediamo un po'. Qualsiasi speranza avessimo avuto di trovare il famoso santuario era stata sostituita da una rabbia furibonda. Qua è il limite della Avevamo mappa, sete di sì. sangue. Volevamo che ci attaccassero con tutte le loro truppe. Di qua è il Se limite, non ma dobbiamo ricordo andare di là. male, gli alieni ci misero poco ad accontentarci. Qua non so che cosa c'è, quindi vediamo un attimo. C'è il piccione della morte là sopra. Non Ti copro! mi fido ad andare sul tetto. Darrell, vieni. Mi sa che forse facciamo prima di arrivare in questa zona, perché di qua non mi piace. Sì, quindi muoviamoci di qua. Tu magari vieni qua. Tu vieni qua e tu vieni qua. Ok, sono dritti davanti a noi. Almeno possiamo muoverci qua. A ripensarci ora fu stupido sperare di trovare un'oasi tra le avversità. Dopo anni di privazioni, però, la tentazione di abbassare la guardia fu troppo forte, persino per me. Un errore che non ripeterò. Got it covered. Fatemi Ancora sotto. niente. Scanning. Ah, qua c'è, ma dall'altro lato no. E vieni qui. Tu Got it covered. resta qua. E A ello voy. tu vieni qua. Suppongo che sta bien. Me ne Ok. liberas. Sì, sono dritti davanti a me, ma almeno riesco a raggiungere questa zona adesso. Sa che ci sto mettendo un po' troppo tempo, ma eccoli qua. Ottimo. Fatto un bel po' di danno. Un'uccisione. Due uccisioni, forse. E c'è anche un codex. Alieno, un ufficiale Advent possa aver provato un brivido notando la scia di distruzione alle nostre spalle. Continuavamo a seguire la mappa, certo, ma solo perché ci indicava obiettivi sempre più allettanti che eliminavamo con grande efficacia. Ok, vediamo di continuare a seguire questa mappa. Cerchiamo anche di capire dove andare. Cos'è sta roba? Ah, è un generatore per terra, così a caso. Vediamo di Ok, muoverci un andò. attimino più avanti. Abbiamo un codex liberissimo. Vediamo, vediamo, vediamo. Quel codex. Sì, potremmo tagliarlo, ma è un po' troppo rischioso. No, andiamo a... uccidiamolo così. Urca, critico da 10 vuol dire che si divide a metà. E con tutti e due da 1 di energia, quindi adesso becchiamo quello. Ce la facciamo colpirlo. Sì, ma è stradifeso perché si è messo proprio dietro la cosa. Tu hai un 61. Se tu vieni qua, vedi uno dei due. 89. Preso, ottimo. Neanche 7 danni. E la nostra rondinella potrebbe venire di qua per tentare di colpirlo. Proviamo, 83. Mancato. 61 e tu sei ancora troppo lontano. Però potresti provare a colpirlo da qua con un po' di fatica. C'hai ancora la demolizione, quindi vai di demolizione sperando che colpisca. Sì, almeno quella sì. E tu adesso c'hai un 86. Preso. Tra l'altro con i proiettili Talon che avrei potuto usare prima. Codex vale anche di più. Siamo a 81.000. Durante l'invasione, gli anziani avevano tenuto le loro creazioni più feroci al guinzaglio, ma a noi fu riservato un trattamento speciale. Abbiamo visto questi mostri da vicino.
Un ottimo modo per mettere alla prova la nostra determinazione. Cominciamo a muoverci più vicino. Tu ricarichi. Tu non serve che ricarichi, ma vai qua. Tu hai bisogno di ricaricare. Tu hai ricaricato. È una ricarica gratis a quanto pare, perché puoi muoverti e dire che ti faccio scattare fin qua. Tu puoi venire fino al posto suo e tu vieni qua. Ah, ho visto qualcuno. Aia. A fine turno è brutto, perché c'è anche un Archon. Brutto, brutto, brutto finire adesso, perché ho solo lui che può fare qualcosa ed è molto esposto. C'è un Sectoid, un Archon. Beh, voi due siete in corpo a corpo e il problema è lui. Posso provare a colpire almeno uno dei due, o posso fargli direttamente 6-8 danni. Facciamo così. 8 danni. E adesso dobbiamo sperare in bene. 2 danni. Meccanismi esplosivi. Ok. Non è un grosso problema, per fortuna. E basta, mi muovo. Il problema è che proveremo a sparargli. Questo sta prendendo possesso. Controllo mentale evitato, bene. E tu ti muovi per una posizione più inutile. Però hai fatto 3 danni da graffio. E tu? Abbiamo ancora qualcuno che reagisce? No, perché abbiamo preso proprio il turno. Il turno. Au. Questi sono i primi danni che prendiamo. Soldato ferito. Meno 1000. Ok. Uno di noi, non ricordo di preciso chi, disse scherzando che avremmo dovuto dare un nome a questa specie di cellula di resistenza. In quell'istante fu chiaro a tutti, eravamo una squadra e non prendevamo ordini da nessuno. Allora, 100% qua. Tu vieni qui. E aspetti 2 secondi perché potrei prendere l'Archon là sopra. Bao, ti devo muovere via da qua. Tu avresti una buona percentuale. Lo posso colpire lo stesso quello? Col centro perfetto? Proviamoci. Ottimo. 9 danni, ma non è ancora morto. Dobbiamo fargli ancora 4 danni. E c'è ancora il sectoide che manco vedo. Riusciamo a fare fuoco spirituale. Morto. Questi li ha lanciati lo stesso però. Eh sì, questi li ha lanciati lo stesso. Maledizione. E allora tu devi venire via da lì. A meno che non finisco la missione adesso. Quanta gente deve muoversi ancora? 1 e 2. Se voi riuscite a individuare lui. No, tu vieni qua. Rischiosissimo. Ma almeno così mi permette. No, tu hai solo mezza mossa, purtroppo. Però puoi comunque colpirlo. Sperando di ucciderlo questo turno. Ok, 5 danni. Dimmi che è l'ultimo nemico. 86%, ma andiamo con questa. Sperando che sia l'ultimo. Obiettivo completato. E vai. E così evitiamo che di beccarci le randellate da sopra. Fu dura, ma riuscimmo a uscire dallo scalo merci senza un graffio. Il morale a quel punto era alle stelle.
Bene, bene, bene. Un soldato ferito perché abbiamo preso 3 danni, ma niente male come missione. Abbiamo rischiato di prendere una marea di randellate, ma ce l'abbiamo fatta. Vediamo pure di scattare la foto anche sto giro. E continuiamo pure avanti. Recuperammo tutta l'attrezzatura possibile dai cadaveri degli alieni e dallo scalo prima di rimetterci in cammino. Allora, questa mi sostituisce gli esplosivi, quindi le granate che ho, mi dà le bombe MP, bombe incendiarie, eccetera, ma avere una tuta arachnide e delle tute exo forse è la scelta migliore, quindi usiamo questo potenziamento e vediamo cosa è successo. Allora, intanto abbiamo il fucile prototipo al plasma, il fucile energetico a ventaglio, il FAM a raggio, Gremlin Mark III, il Nano Medikit, le tute arachnide che abbiamo preso, il fuoco di copertura, il passo dell'ombra, la zona letale per Bao Zeng che ha anche la pistola a raggio, colpo a catena, la miscela esplosiva, il conforto e lo scisma per loro, il cannone a raggio bello, il cannone al plasma come ce l'avevamo nel primo gioco in Enemy Within. Voi due avete le tute exo, quindi avete il lanciarazzi, mentre voi avete tu e tu avete la tuta arachnide, quindi il ranger, il tiratore scelto, lo specialista invece non ce l'ha. E poi abbiamo che cosa ancora? Qua in fondo un'altra tuta exo e il cannone shredder per il nostro operatore psionico. Niente male, ci vediamo quindi al prossimo episodio dove continueremo con la quinta missione di questo tuffo nel passato. Io sono Ace the Brave, ancora grazie della visione. Namaste and be brave.